Iniziamo con la prima question time. Risponde l'assessore Fioroni, interroga il consigliere Bianconi, intendimenti alla giunta regionale per arginare la crisi delle piccole e medie imprese commerciali artigiani umbre. Beh, la mia interrogazione è stata depositata a norma di regolamento oltre 10 giorni fa, quindi lo stato di crisi che avevamo registrato, che era oggetto di questa mozione, è ovvio che non può che essersi amplificato alla N, data la situazione inaspettata che stiamo vivendo. Studi della Confcommercio e della CNA che hanno analizzato dal 2008 al 2018 quello che sta succedendo nella nostra regione segnalano, per quanto riguarda le piccole e medie imprese, un calo di oltre il 30% per quanto riguarda il commercio e di oltre il 20% per quanto riguarda le piccole aziende artigiane. Quindi stiamo assistendo, e lo vediamo nel nostro vivere, la nostra regione, a una continua chiusura di piccole botteghe che sono presidi del territorio, che rappresentano un po' l'identità del nostro modello di comunità, che rappresentano i nostri valori. I piccoli borghi ne soffrono molto, ma anche il nostro capoluogo di regione, se pensiamo che a Perugia, al centro storico di Perugia, ha visto passare le proprie attività commerciali dal 2008, in cui ce n'erano 420, alle circa 290 nel 2018, vuol dire che questo è un male che affligge totalmente la nostra regione. Non parliamo poi dei comuni del cratere, in cui la sopravvivenza è soltanto delle piccole aziende garantita da una sala di rianimazione, se la possiamo definire così, legata ai costi bloccati. Lo scenario generale è negativo, è ovvio che non è soltanto il problema dell'Umbria, è un problema nazionale, ma molti errori sono stati fatti a livello comunale, regionale e nazionale, gli uffici non si parlano, le politiche economiche non coincidono con i piani urbanistici, la direttiva nazionale servizi in Umbria è stata interpretata come una deregulation totale, quindi si possono aprire attività e grandi superfici ovunque. È ovvio che questo risponde a logiche anche a volte di interesse legati alle speculazioni immobiliari, ma anche ai comuni che hanno necessità di incamerare oneri. Oggi il dramma al quale possiamo assistere e che assisteremo è soprattutto quello del lavoro. Oggi, ribadisco, a fronte di questa novità, di questo blocco che colpirà prevalentemente le aziende del turismo e del commercio, è necessario intervenire subito, dando prospettiva anche di questi interventi. Il rapporto della Banca d'Italia identifica come l'economia umbra sia in grande crisi, specialmente nelle piccole e medie imprese, e da 7 anni assistiamo alla contrazione delle risorse messe a disposizione dalle banche per queste aziende. Ma una contrazione, Consigliere, si avvia le conclusioni, grazie. Sì, mi avvio. Questa riduzione è ancora più alta per le aziende vulnerabili, vuol dire per quelle aziende che hanno crisi anche di liquidità, che non vuol dire aziende in crisi, ma una crisi di liquidità che porta a morire molto del nostro tessuto imprenditoriale. Quindi serve un ruolo più attivo degli uffici regionali, degli enti partecipati come GEPAFIN, che possano dare più garanzie e accesso al credito, e Sviluppo Umbria per far fare un salto di qualità alla formazione, all'aggregazione e all'internazionalizzazione. Si interroga quindi la Giunta su quali iniziative di propria competenza intende prendere nel breve periodo per l'emergenza e nel medio e lungo periodo in modo strutturato, chiarendo se intende anche collaborare con altri attori istituzionali, pubblici e privati. Grazie. Grazie consigliere Bianconi, do la parola all'assessore Fioroni per la risposta. Sì, io mi scuso se sto seduto, ma ho problemi alla schiena, quindi non è una mancanza di rispetto per l'Aula. Io, se mi permette, consigliere Bianconi, vorrei attualizzare il mio intervento sulla criticità che stiamo vivendo, perché il problema del coronavirus oggi non è solo un problema di natura sanitaria, ma ha un impatto economico che ha un perimetro ben più ampio di quello che si può immaginare, che non riguarda solo chiaramente il turismo e il commercio, che sono in questo momento
oggetto, cito un solo dato nazionale, le gite scolastiche valgono 1,5 miliardi a livello economico, riempono un vuoto di stagionalità che rappresenta marzo-aprile, ma soprattutto è in questo momento che vengono effettuate, ad esempio, l'assunzione inizio marzo degli stagionali per il commercio, quindi ristoranti, gelaterie, bar, piuttosto che per l'hotelleria. Quindi è la crisi, ma in realtà la piccola impresa subisce questa crisi in maniera ampia e diversa, dal piccolo impiantista che non ha materiale perché è di provenienza cinese per fare le installazioni, agli autotrasportatori si occupano di trasporto di persone, quindi direttamente connesse al trasporto turistico, che hanno già dovuto mandare a casa degli attisti, piuttosto che il trasporto delle merci relativamente alle zone che delle cosiddette zone rosse. Il problema del coronavirus avrà un impatto molto più ampio, le aziende che hanno le filiali in Cina, le filiali produttive, eccetera, eccetera, eccetera. Non si circoscrive al solo ambito turistico. Noi ieri, forse per primi in Italia, abbiamo attivato subito una task force per raccogliere dalle imprese quali fossero le principali istanze richieste. Lei prima faceva riferimento a un suo precedente intervento sull'inefficacia dell'intervento con la cassa integrazione nella zona del cratere. Una delle cose che è emerso: non basterà la cassa integrazione, servono strumenti diversi sul versante del credito, sul finanziamento del capitale circolante, che soprattutto in questo è quello di cui soffrono maggiormente le imprese artigiane, soprattutto per la necessità di dover allineare flussi di cassa. E quindi stiamo per mandare una lettera al Ministero, c'è una convocazione alla Commissione Attività Produttive per chiedere che l'ordine del giorno venga rivisto, sempre che la Commissione sia confermata, e venga messa come priorità il tema dell'impatto economico del coronavirus. Poi mi sarebbe piaciuto parlare in questo di alcune idee che abbiamo, quelle dei BID, Business Improvement District, che sono un modello di attuazione mondiale sulla rigenerazione dei centri storici, che ha trovato un equilibrio molto positivo, soprattutto di valorizzazione di quelle che sono le filiere, di raccontare la piccola esperienza del bando che abbiamo fatto per il mercato coperto ai tempi a Perugia, per raccontare quello di come si può ripensare il centro storico della città attraverso la valorizzazione delle filiere agricole, come un tema che mi è molto caro, che è quello delle scuole botteghe dei maestri dell'artigianato artistico, che è un settore da rivalorizzare anche seguendo percorsi professionali che valorizzino con risorse gli assistenti di bottega per valorizzare il ruolo del maestro artigiano artista. Sono varie cose, purtroppo siamo già a 3 minuti e 42 secondi, ho cercato di mettere in un tempo limitato un po' di attualità, ahimè, che abbiamo, che è l'emergenza, quindi cosa intendete fare, essere efficace nell'emergenza, portare le istanze soprattutto di tutta l'impresa, ma di quell'impresa più vulnerabile e sofferente, che è la piccola e media impresa, sui tavoli istituzionali. Oggi la Presidente Tesei si è presentata all'incontro in videoconferenza con il Presidente Conte, già con una serie di richieste da parte della Regione Umbria di porre sul tavolo nazionale misure di emergenza che vanno dal credito agli incentivi fino alla cassa integrazione, ma serve un sistema e soprattutto con un sistema di attuazione veloce, perché purtroppo la piccola impresa è già agonizzante. Se non diamo velocità alla tipologia di interventi, va da sé che ci troviamo a parlare di un passato che è privo totalmente, ahimè, di futuro. Grazie Assessore, do la parola al Consigliere Bianconi per la replica. La ringrazio Assessore, le sarei grato magari se tutte quelle linee di indirizzo programmatiche strutturali, magari se avrà possibilità, se me le potrà fornire a me e credo a tutti i componenti di quest'Aula, perché credo possano essere oggetto di approfondimento e di scambio di contenuti. GEPAFIN e Sviluppo Umbria possono aiutare, perché il credito sarà il tema. Grazie molto.
Grazie consigliere Bianconi. Chiamo l'oggetto numero 2, l'interrogazione del consigliere Pace riguardo la situazione tratta Città di Castello, San Sepolcro, ex Ferrovia Centrale Umbra, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Risponde l'assessore Melasecche Germini. Prego consigliere Pace. Grazie vicepresidente. Buongiorno assessore. La mia è un'interrogazione molto breve che però è utile per avere chiarimenti rispetto agli intendimenti di questa giunta sulla situazione della tratta Città di Castello San Sepolcro dell'ex Ferrovia Centrale Umbra. Faccio una premessa, ovviamente sappiamo tutti che l'ex Ferrovia Centrale Umbra sta attraversando un'innegabile crisi strutturale determinata dalle politiche poste in essere dalle precedenti amministrazioni regionali a partire dalla costituzione dell'Azienda Unica dei Trasporti. Questa tratta, Città di Castello San Sepolcro, è chiusa oramai dal 12 settembre 2017. È una tratta molto importante perché storicamente ha servito pendolari, studenti, fasce deboli per i trasferimenti all'interno dell'Alta Valle del Tevere e per il capoluogo regionale. Considerato che poi da quella data, nella precedente giunta, si erano succeduti una serie di annunci di riaperture e numerosi anche atti di sindacato ispettivo da parte dei rappresentanti degli enti locali interessati, vorremmo capire oggi qual è lo stato dell'arte. Considerato che poi, per chiarezza di intenti, così come siamo abituati ad operare, le comunità interessate hanno oggi il diritto di avere risposte ed eventuali impegni trasparenti da parte del nostro governo e della nostra maggioranza regionale. Quindi tutto ciò premesso, interrogo la Giunta regionale per sapere se sussiste oggi la possibilità di riaprire il tratto Città di Castello San Sepolcro, eventuali tempistiche al fine di dare anche un ruolo centrale alla ex FCU nel sistema dei trasporti regionali. Grazie. Grazie consigliere Pace, do la parola all'assessore Melasecche per la risposta. L'accordo di programma sottoscritto il 19 giugno 2017 tra Regione Umbria, Umbria TPL Mobilità e RFI prevede gli interventi necessari al potenziamento e all'ammodernamento dell'FCU finanziati dalle Regioni dell'Umbria tramite i finanziamenti del Governo a valere sui fondi di sviluppo e coesione 2014-2020, piano operativo infrastrutture e trasporti. Con delibera di giunta regionale del 2018, asse tematico C, linea di azione interventi per il trasporto urbano e metropolitano, adozione schema di convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione Umbria, Umbria TPL Mobilità e RFI, venivano individuati interventi riguardanti sia la tratta nord San Sepolcro-Perugia che la tratta sud Perugia-Terni a seguito dell'entrata in vigore del decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 aprile 2018. In quel caso all'articolo 1 è stato individuato il primo elenco delle linee ferroviarie regionali che assumono rilevanza per la rete ferroviaria nazionale e che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee. Tra queste linee ferroviarie individuate nell'allegato A è riportata la linea ferroviaria Perugia-Terni, la cui infrastruttura ferroviaria è attualmente in concessione ad RFI, subentrata ad Umbria TPL e Mobilità. In conseguenza dell'approvazione del decreto ministeriale del 2018 sopraindicato, è apparso opportuno e necessario proporre al Ministero Infrastrutture e Trasporti la rimodulazione dei suddetti interventi con la finalità di rendere pienamente funzionale e funzionante anche sul versante della sicurezza ferroviaria la tratta nord Città di Castello Perugia, in quanto la medesima resta in capo alla Regione dell'Umbria perché ancora non inserita nell'elenco delle linee ferroviarie regionali che assumono rilevanza per la rete ferroviaria nazionale. In conseguenza di quanto sopra, tutte decisioni del passato, sono in corso di definizione oggi con RFI le modalità e i tempi con cui verranno realizzati
gli interventi finanziati con risorse statali sulla tratta sud Perugia-Terni, che consentiranno l'integrazione con la rete ferrovia nazionale, e sulla tratta Città di Castello-Sansepolcro. Nello specifico, questo è il problema, il Servizio Infrastrutture per la Mobilità e il Trasporto Pubblico ha avviato al MIT, la richiesta di, lo ricordo, 240 milioni per la tratta Perugia-Terni e 46 milioni 500 mila per la tratta Città di Castello-Sansepolcro. Questo è quanto scrivono le strutture. Aggiungo del mio, velocemente, che dagli interventi che abbiamo avuto con la Presidente presso il Ministro De Micheli e presso i dirigenti del MIT apprendiamo che la richiesta di 800 milioni per tutte le ferrovie concesse nazionali è stata esaurita dal Governo per la metà, 400 milioni, con il 40% riservato al Sud, per cui per l'intero centro-nord ci sono 260 milioni. Se consideriamo che solo per la Perugia-Terni di interesse nazionale, che quindi ha priorità assoluta, e per la Sansepolcro occorrono in totale 280 milioni e ne occorrono 46 per mettere in velocità da 50 a 70 km all'ora la tratta Città di Castello Perugia, il quadro è veramente preoccupante. È compito di questa giunta sollecitare il governo affinché però dalle parole si passi ai fatti e quindi gli investimenti sul fronte delle ferrovie concesse in questo caso diventino tali da poter consentire, non fra 30 anni, ma nel giro di pochi anni, poter riaprire l'intera ferrovia centrale umbra, che è la dorsale regionale. Viceversa, come ho accennato in passato, si andrà a concludere entro 2 anni il completamento della Perugia-Sant'Anna, Perugia-Ponte San Giovanni, e spero, facendo dei blitz probabilmente presso il Ministero, per recuperare quei milioni che rimangono per rimettere in funzione la metropolitana di superficie Cesi-Terni, di cui si era persa quasi conoscenza. Questa è purtroppo la situazione. Stiamo lavorando ad un piano industriale per le infrastrutture ferroviarie, stradali e per i servizi. Entro un mese e due speriamo di concludere questo lavoro, ponendo con precisione quello che sarà il nuovo contratto di programma, perché quello che è scritto nell'attuale contratto di programma è un libro dei sogni e credo che in questo modo ben difficilmente riusciremo a dare delle risposte agli umbri. Grazie. Grazie Assessore, do la parola al Consigliere Pace per la replica. La ringrazio Assessore soprattutto per la chiarezza del suo intervento, che ha ripercorso quanto accaduto fino ad oggi e soprattutto ha risposto con i numeri in mano, dove ci ha spiegato che a fronte di una disponibilità per il centro-nord di 260 milioni di euro di tutta Italia, per il centro-nord in particolar modo 260 milioni di euro, e le due tratte che interessano l'Umbria sono pari, una a 240 milioni e una a 46 milioni e mezzo, nello specifico quella di Castello Sansepolcro. Quindi accogliamo con favore l'intendimento di questa giunta di lavorare a un nuovo piano industriale per le infrastrutture e soprattutto contiamo sul fatto che non mancheranno le sollecitazioni per il governo nazionale ad incentivare gli investimenti che riguardano infrastrutture importanti come quelle ferroviarie. Grazie. Passiamo all'oggetto numero 4. Interrogazione del consigliere Fora e Bori, illustra il consigliere Fora, sull'adozione di interventi urgenti per le imprese del cantiere Nuova Monteluce, intendimenti ed impegni sulla riqualificazione dell'intera area. Risponde l'assessore Fioroni. Do la parola al consigliere Fora per illustrazione dell'interrogazione. Buongiorno di nuovo all'assessore Fioroni. Mi dispiace che l'aula sia un po', come dire, provata dalla discussione della mattina, perché l'argomento in trattazione è un argomento molto importante di cui si è parlato, peraltro erano presenti anche diversi residenti di Monteluce questa mattina e ancora alcuni di loro sono qua.
anzi li ringrazio per aver avuto la pazienza di ascoltarci tutta la mattinata. Ma diciamo, la vicenda Monteluce, per chi non la conosce, è una vicenda abbastanza complicata. È una vicenda che inizia nel 2004, a partire dalla dismissione dell'ex ospedale Monteluce, rispetto al quale per l'appunto la Regione e l'Università, dopo la dismissione, diedero vita alla creazione di un fondo immobiliare chiuso ad apporto pubblico multicomparto, così si chiama, per costruire un progetto di recupero e rilancio di quell'area. Il progetto ha avuto molti alti e bassi, molti bassi e pochissimi alti in tutti questi anni, ne sono passati 14, e forse sarebbe interessante ripercorrere anche la storia e analizzare le motivazioni di un percorso che ha sommato negli anni molte colpe e diverse responsabilità politiche, figlia anche di una stagione dove le istituzioni si sostituivano alle imprese e dove l'economicità inizialmente di questo progetto era tenuta in piedi da un impegno del pubblico a farsi carico di tutto ciò che non aveva un'autonoma capacità di collocamento nel mercato, e anche questo è evidentemente un altro dei motivi per cui il progetto ha ad oggi di fatto fallito. È pur vero che in 16 anni è cambiato completamente il quadro economico e il mercato immobiliare. Quello che oggi ci interessa però non è tanto individuare le colpe di ciò che è successo in questi anni, ma ci interessa la situazione attuale. La situazione attuale di Monteluce è una situazione di forte degrado, è una situazione in cui ad oggi i soci del fondo, compresa la Regione, si trovano in mano quote dal valore praticamente azzerato. Un investimento importante che ha riqualificato quell'area, la clinica Portasole, che ad oggi si è spostata perché aveva problemi di parcheggio e non ha accesso ai parcheggi, seppur quasi finiti, terminano solo lì. Fora, scusi, lei ha finito il tempo anche per la replica, che ha 3 minuti, illustrazione e replica. Bene, solo allora utilizzo anche quello della replica e finisco l'illustrazione della mozione. Una situazione oggi decisamente devastante, seppure parliamo di un quartiere che è uno dei quartieri più belli di tutta la nostra Umbria, di cittadini che al contrario di altri quartieri hanno un grandissimo senso di identità ed appartenenza. Ne ho avuto dimostrazione anche in questi giorni girando per quel quartiere. C'è una fierezza e una voglia di riscoprire e di rilanciare un'area che è martoriata da commercianti in crisi che stanno chiudendo i negozi, da 30 imprese che devono riscuotere 3 milioni di euro di lavoro e che hanno sostanzialmente quasi 200 lavoratori in crisi pre-fallimento. Tutto ciò premesso, quello che chiediamo alla Giunta è, visto che oltre che ad avere un ruolo politico, in questo caso ha un ruolo importante in quanto socio del fondo immobiliare, cioè proprietà di questa area, quale disegno si intende perseguire. Noi sappiamo che a fine febbraio c'è una mannaia importante, è la scadenza della moratoria delle banche concessa alle imprese fornitrici dei servizi. Sappiamo che c'è un avvio di tavolo che la Giunta si è fatto carico di coordinare. Per questi motivi chiediamo quali al breve termine siano gli intendimenti della Giunta, se ci sono novità rispetto alle interlocuzioni in corso con il fondo di investimento. Non sfuggirà a nessuno che su Monteluce ci giochiamo un pezzo importante dell'identità di Perugia dei prossimi anni. Grazie. Refora, la replica per non più di 3 minuti dell'assessore Fioroni. Certamente 3 minuti per una vicenda così complessa e una questione così delicata sono pochi. Entrerò nel merito, ma la promessa politica, e utilizzo le sue parole, consigliere Fora, che richiama letteralmente l'informativa della Presidente, un'operazione con molte ombre e pochi luci, figli di una stagione politica in cui
lo Stato e le istituzioni avevano deciso di avere una velleità imprenditoriale facendo proprio anche strumenti di finanza spesso creativa. Cito un'operazione su tutti che è quello del riacquisto da Gepafin delle quote del fondo da Nomura, strumenti di finanza creativa che hanno portato a distogliere l'attenzione su quello che doveva essere l'oggetto di una riqualificazione di un'area chiave per la città di Perugia, un ospedale che si sposta, una visione che andava costruita, l'ha detto lei, consigliere Fora, che non poteva basarsi, l'economicità di certe operazioni non possono basarsi solo su una chiusura del cerchio del pubblico che fa proprio una serie di edifici, quindi togliendo di fatto da dinamiche di mercato una sostenibilità di operazione che a me ha manifestato tutte le sue debolezze. Se la questione Monteluce andrebbe letta leggendo le delibere, analizzando la storia, analizzando alcune operazioni, questa amministrazione, questa giunta non si vuole esimere dal cercare di aiutare a definire una strada che è indispensabile per la città di Perugia, perché si apre una lacerazione profonda nel tessuto sociale, ma anche per l'impresa a cui lei faceva riferimento, dove di fatto di quella scellerata stagione politica di rinnovato statalismo rischiano di farne, di pagarne il prezzo pesantissimo i cittadini di Perugia e le imprese. E su questo noi stiamo cercando di attivarci, con la proroga a cui lei faceva riferimento stiamo cercando di spostarla a giugno per cercare di costruire una nuova visione di Monteluce che solo in parte può basarsi sul ruolo del pubblico. La criticità di Monteluce, che andava rivisto il piano finanziario, andavano rivista a fronte del fallimento del mercato immobiliare, della grande crisi, della bolla speculativa che ha colpito il mercato immobiliare, andava ripensata l'area, non portarla avanti stoltamente con uno stesso schema che si era dimostrato fallimentare e che richiedeva anche un adeguamento costante dei piani finanziari. Nuove visioni, nuove forme di investitori immobiliari, nuovi strumenti di finanza più paziente che hanno obiettivi più di natura sociale che di natura speculativa. Allora, su questo noi non ci esimeremo di trattare questa questione che, ripeto, è una questione chiave, come ha detto lei, per la Regione Umbria, e su questo cercheremo di riuscire a riportare sul mercato l'operazione costruendo una visione nuova, cercando di costruire una visione nuova nel tentativo di trovare Fioroni, investitori Fioroni, che acquistino l'intera area, fermo restando che il pubblico farà la sua parte, lo farà questa giunta, lo farà in potenziali investimenti da fare, tenendo conto che le luci e le poche luci, ma soprattutto le molte ombre, non erano in mano a questa giunta che ha trovato sul proprio tavolo la questione Monteluce da dicembre. Fermo restando, noi cercheremo di spostare, stiamo interagendo su vari tavoli, sia con le banche, sia con i fornitori, di estendere la moratoria fino a giugno per cercare di trovare una strada. Non stiamo fermi, credo che... Assessore, scusi, ma siamo andati ben oltre per la TV. Io scusate se vi richiamo, ma il problema tecnico è la TV, per cui non abbiamo, poi l'ex presidente Porzi lo sa, rischiamo di tagliare altre persone. Quindi... È giusto un ringraziamento, mi è dovuto, lo ringrazio l'assessore per la risposta esauriente ad oggi rispetto al contesto dato, lo invito ovviamente a presidiare bene la cosa. Nel frattempo l'unica cosa che segnalo è che ci sono commercianti che stanno pagando gli affitti come se l'area fosse completamente terminata a valore di mercato pieno. Se riuscissimo a individuare qualche strumento per calmierare questo sforzo, perché nel mentre sistemiamo e proviamo e proverete a costruire una strategia futura, il rischio è che la seppelliamo qualche morto.